Salute in Onda, il podcast di Medicina Moderna. In questa puntata parliamo delle vaccinazioni in gravidanza con il dottor Luigi Caserta, ginecologo. Buongiorno dottore, grazie per essere qui. Grazie a voi dell'invito. Vaccinazioni in gravidanza, lei quali consiglia? Allora, le vaccinazioni in gravidanza fondamentalmente sono due. La prima è la vaccinazione trivalente, cioè per difterite, tetano e pertosse. La seconda è quella per l'influenza. Il trivalente è particolarmente importante perché? Perché gran parte di noi già in tenera età, già dopo i 6 mesi di vita, fanno il vaccino, o almeno l'avrebbero dovuto fare. E cosa succede? Che il feto però, soprattutto il neonato nei suoi primi 6 mesi, è scoperto completamente. Allora, se non vogliamo che la mamma racchiuda il bambino in una teca di cristallo e non farlo avvicinare a nessuno, conviene comunque da parte sua ripetere questo vaccino, che permette di, diciamo così, far riprendere gli anticorpi, quindi in un numero sufficiente da passare la barriera placentare e coprire il bambino nei suoi primi 6 mesi di vita e dargli un'immunità passiva. Questo per lo più nel terzo trimestre. E poi c'è il vaccino influenzale, che viene, tutti dovremmo farlo. Ora torniamo a parlare di influenza, esatto. Dopo un po' di tempo. Sì, perché per un po' era sparita. Era sparita l'influenza, bravissima. E si parlava d'altro, torniamo a parlare di influenza e diciamo che soprattutto nel periodo invernale, in caso di gravidanza, in autunno e inverno, converrebbe sempre farlo in qualsiasi epoca di gravidanza, mentre per quanto riguarda il vaccino trivalente nel terzo trimestre. Ma ci sono alcuni vaccini che sono più consigliati, altri meno? Allora, diciamo che abbiamo dei paletti piuttosto stretti per quanto riguarda i vaccini in gravidanza. Possiamo semplicemente, se abbiamo la massima sicurezza, almeno questo ci dice il Ministero della Salute, per quanto riguarda l'influenza e il trivalente. È ovvio che mettiamo il caso di una donna scoperta per la rosolia e che pensa di non essere in gravidanza e si fa il vaccino, niente panico, perché non succede nulla, però è ovvio che conviene rinviare sempre il tutto almeno un mese dopo la gravidanza. Quindi, parlando di influenza, lei che consigli dà normalmente alle donne che si rivolgono a lei contro la pertosse e proprio per l'influenza? Allora, sono virus che si trasmettono sono nell'aria. Quindi sicuramente in questo periodo ci ha molto aiutato il discorso mascherine, così. Io quello che dico, lì dove siamo in una fase soprattutto influenzale, se ci troviamo comunque in luoghi chiusi, ora che ci abbiamo fatto l'abitudine, diciamo, di indossare le mascherine, sicuramente in luoghi affollati, lì dove siamo in presenza di amici, conoscenti, qualche colpetto di tosse in più, stare comunque a una certa distanza, ecco, comunque lì dove non è possibile cercare di indossare una mascherina e soprattutto farla indossare per rispetto proprio e soprattutto del bambino che abbiamo in pancia. Quindi cerchiamo di magari dire anche ai nostri utenti che i vaccini in gravidanza non sono pericolosi, perché alcune potrebbero avere, sì, questa idea. Assolutamente. Proprio per scongiurare l'idea che chi fa il vaccino nel primo trimestre e per caso sperimenta un aborto, che purtroppo è un evento molto più frequente di quello che si possa pensare, perché nel primo trimestre pensate che 7 donne su 10 nell'arco di una vita sperimentano un aborto. Allora, per non creare il legame, oddio, ho fatto il vaccino e ho abortito, diciamo che consigliamolo dopo le 13 settimane, per quanto riguarda, parliamo del vaccino influenzale, ma comunque consigliamolo, anche perché in gravidanza la donna è come un bambino.
è scoperta, tutto il sistema immunitario sta guardando il bambino, quindi qualsiasi batterio, virus che entra, la mamma lo prende sicuro. Quindi viene colpita? Sicuro, basta pensare alle mamme che già hanno bambini piccoli, che vanno all'asilo, vanno al nido. Si ammalano molto facilmente. Si ammalano sempre. Sempre, è vero. Questo ho notato anch'io, che con alcune amiche mie sono sempre malate che hanno bambini, e dico, ma come fate a ammalarvi? Sì. È perché a scuola. Perché soprattutto, ci si passa. Soprattutto se stanno all'asilo, se stanno al nido, come il bambino torna a casa, così la donna in gravidanza prende il virus, è matematico. Quindi riassumiamo proprio le tempistiche dei vaccini in gravidanza, proprio per concludere. Allora, per quanto riguarda il virus, per quanto riguarda il vaccino influenzale, si può effettuare nel periodo invernale in una donna che è in uno stato di gravidanza, anche nel primo trimestre, ma se vogliamo essere tranquilli aspettiamo pure la 13ª settimana. Per quanto invece riguarda il trivalente, è il terzo trimestre quello indicato, diciamo tra la 27ª e la 36ª settimana, di norma si pensa alla 28ª, perché per dare modo che gli anticorpi aumentino e passino alla placenta e cominciano a proteggere il bambino. Per maggiori informazioni o per prenotare una consulenza, visitate il profilo del dottor Luigi Caserta sul sito di medicinamoderna.tv. Ringraziamo il dottore per essere stato con noi. Grazie dottore, e grazie anche a voi per averci seguito. Salute in onda, il podcast di Medicina Moderna, l'informazione che ha cura della persona.